Sono uscite le patch notes della settima stagione di Age of Empires 4, per cui benvenuto a questo mio ormai consueto video analisi. E abbiamo una novità, questo comodo menu che ci va ad illustrare per punti tutti i cambiamenti. Non so, non mi sembra che ci fosse stato le volte scorse. Comunque, quello che ci aspettiamo ovviamente sono principalmente dei sostanziosi nerf agli ottomani, vediamo se gli sviluppatori ci accontentano. Partiamo subito con dire che ci sarà un torneo di primavera dal 21 maggio al 18 giugno, di cui non me ne frega assolutamente nulla, però sono carini questi. Ok, ci sta. Diciamo sono più carini del solito i cosmetici che vi vengono assegnati facendo le missioni e anche i cosmetici di fine stagione raggiungendo i vari rank non sono affatto male. Devo dire, le corone, soprattutto quelle magari del team game, sono molto belle. Tutto a tema incoronazione e via discorrendo. Allora, andiamo subito un po' alla ciccia, parliamo della rotazione della map pool e più o meno non cambia molto da quella che abbiamo adesso, nel senso che fanno ritorno alcune mappe molto conosciute, però ovviamente oltre a Rabiarida che non può mancare, abbiamo Cliffside che è Rupe, ce l'abbiamo già, abbiamo Gola. Abbiamo Forti, Fiume Roccioso, diciamo, l'abbiamo vista più in torneo che in ladder, perché era nella scorsa rotazione. Dopodiché abbiamo Visuale Alta, Lipani, Quattro Laghi e Danubio. Io non so perché continuino a insistere con questa Danubio, che è una mappa di merda, nel senso che. E lo dico da uno che sorprendentemente gli piacciono le ibride. Comunque, diciamo che non c'è nessuna mappa d'acqua pura, tipo Baltico, e ci sono giusto due ibride. Vi ricordo ovviamente che avete tre mappe da bannare quando andate a fare ricerca partita, per cui l'acqua, anche sto giro, se volete, non la vedete neanche col binocolo. È una map pool abbastanza aggressiva, nel senso che sono tutte mappe, quasi tutte mappe con distanze molto corte che favoriscono anche delle aggressioni feudali o addirittura in Dark Age magari. Quindi immagino che il meta dei due TC sarà sempre, cioè, o meglio, immagino che non si tornerà con queste mappe qui a un meta a due TC, ma si rimarrà a fightare a feudale oppure a rushare castelli. Per quanto riguarda invece le partite classificate di squadra, abbiamo più, diciamo, un paio di mappe che sono più basate sull'acqua e qua anche qualche mappa un po' più camperosa, tipo Hill and Dale. In compenso c'è una mappa che è più Arabia di Arabia che Prateria, però anche Prateria, diciamo, si tradda molto bene, per cui rischia di diventare quella che è la mappa più aperta della storia. In realtà Team Gamer rischia di diventare una mappa molto 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 camperosa. Vediamo che cosa ci dice la build spotlight. Secondo me possiamo anche guardare direttamente da qui. Questo non me lo aspettavo, crossplay tra PC e console, anche perché i consolari hanno una leaderboard diversa dai giocatori PC, quindi non so come questo venga implementato. Perché a questo punto o mergiano le due classifiche o non so, forse non ha molto senso. Vediamo, vediamo come la gestiscono. Qui non lo specifica. Classificate di squadra finalmente anche per i giocatori su console. Questo penso che sia una cosa sacrosanta che forse doveva già esserci, ma va bene. E poi questa è una cosa che ci si tira dietro da quando è uscito Age of Empires 4. Nel senso che là in alto a sinistra, anche se lo sai, c'hai praticamente queste condizioni di vittoria che tengono
mezzo schermo, che io francamente dopo non ci facevo neanche più caso, però effettivamente sono in mezzo. Hanno condensato in questo modo, questa è la nuova screen, si potrà rimettere quella vecchia, se vi manca avere diciamo più cose a centro schermo, mi sembra molto carina, molto pulita, ovviamente facilmente comprensibile anche per chiunque non sia diciamo un completo neofita, mi viene da dire. Allora, nuovi modi di giocare Age of Empires 4, che effettivamente al momento se non giochi classificate per me può anche non esistere. Per cui adesso la sosta, la tutti contro tutti, la free for all viene messa anche nel quick match, quindi non dovete più organizzarla o cercare partite con i random in una lobby in cui magari uno esce, uno entra, poi vi chiccano, poi quell'altro crasha, è un gran casino. Mentre invece Nomad viene un po' fissata. Ok, e viene fissata mettendo 5 abitanti del villaggio invece che 3 e andando un po', però in compenso sono più lontani l'uno dall'altro, e ovviamente il fatto che ci sono diverse civ che sono molto particolari vengono toccate. Cioè, per esempio Giovanna d'Arco in Nomad, praticamente Giovanna d'Arco costruisce il TC ed è già a livello 2, quindi è chiaro che era una cosa sbroccata. Adesso questa cosa non cambierà, in compenso però parti con 2 abitanti in meno, quindi sì, va bene, metti giù il TC e hai Giovanna d'Arco a livello 2, che è una cosa abbastanza OP, però in compenso hai 2 abitanti in meno, l'Ordine del Drago che ha gli abitanti che valgono 1.28, giustamente parte con 4 invece che con 5, vengono disattivati gli archi lunghi inglesi fin tanto che non mettete giù il TC, così non potete lamerare e iniziare a fightare i villi dell'avversario con i vostri villi, cosa che ovviamente contro i villi inglesi non si può vincere, e anche i villi cinesi che altrimenti fanno il TC con il doppio più veloce, quindi vantaggio anche qui notevole, questa cosa diciamo viene tolta fin tanto che non avete messo giù il primo TC, mentre invece altre civ che dovrebbero ricevere la cosa in più con cui partono, anche qui la ricevono solo una volta che parte il countdown e quantomeno mette giù il centro città, e anche questo diciamo cosa sacrosanta. Le partite di Nomad, adesso non sto a soffermarmi troppo, ma le partite di Nomad adesso praticamente avranno le stesse condizioni di vittoria di quelli che sono i tornei Nomad fatti, per esempio l'Outback Octagon, perché tutte le civ hanno un re, ucciso il re, il giocatore muore. Perde. E per incentivare il fatto che la gente non stia a camperare e non stia ferma a non combattere per essere l'ultimo che sopravvive, riceve dei bonus se riesce ad eliminare un giocatore avversario, quindi il loro re, più 50 di popolazione è tanta roba, quindi questo in teoria dovrebbe incentivare i giocatori a combattere piuttosto che starsene nel loro angolino e camperare. Dopodiché, avendo parlato di tutte queste cosine, passiamo a vedere finalmente il nostro balance e partiamo subito con della roba, degli ulteriori fix all'unità d'assedio. Diciamo che l'ultimo rework dell'assedio non è andato proprio bene, quello di rendere le spingarde meno efficaci contro il siege. Comunque, ci sono dei buff ai ram, che forse in questo momento venivano ritenuti un po' troppo deboli contro le unità da vicino.
quindi diciamo un ritorno, insomma, un po' una via di mezzo tra i RAM come erano prima e adesso, viene semplicemente aumentato un po' la vita e ridotto il tempo di produzione. Viene ridotto un po' la vita dei mangani e dei nididapi, mentre viene aumentato il danno bonus delle spingarde leggermente. Tra l'altro l'avevo visto, ci sta, avevo visto qualche... Tipo, se il mangano spara per terra o il nest of bees spara per terra, il nido d'ape fa fuori la springarda. Vabbè, quindi diciamo non era il top come cosa e niente, per il resto sono diciamo un po' dei bug fix, a parte il fatto di togliere o di ridurre la pietra che viene raccolta passivamente dalle reliquie nelle pagode cinesi. Questo è una cosa che stanno facendo trasversalmente su tutte le Civ, ovvero nerfare la generazione di pietra per le Civ. Ora, io l'ho detto 100 volte, con questa fanno 101, mi ci gioco le palle che invece la generazione passiva di pietra dei mongoli non verrà toccata neanche stavolta, perché non lo so. È così. Allora, cambiamenti specifici alle Civ e gli ottomani sono in fondo, quindi speriamo di vederli bastonati, ma non lo sapremo fino alla fine. Intanto se abbiamo dei bei baffoni agli abbassidi, questa è tanta roba. Prodotti alimentari freschi che viene spostato dal centro città al mulino. Potrebbe cambiare nuovamente tutte le build order abbassidi, anzi, cambierà nuovamente tutte le build order abbassidi, perché al momento viene fatto magari solo dopo che hai il secondo TC, perché tanto dici comunque perdi un abitante del villaggio a farlo, tieni in idle. Così no, così ce l'hai sul mulino e sicuramente verrà fatto a questo punto prima ancora di Cariola. Se costa poco, ora non si può fare in età oscura, però sicuramente si può fare appena avete cliccato a feudale e non vedo motivo per non farlo a questo punto. C'è un buff all'ala economica, ultimamente si faceva quasi sempre militare, quindi un piccolo buff all'economica, vediamo, e un piccolo buff al cibo insomma, costano 10 in meno di cibo gli arcieri su cammello. Gli abbassidi non hanno nulla di che, gli ayyubidi non hanno nulla di che, semplicemente la torre del sultano, che è la loro unità d'assedio speciale, viene mandato un po' in linea con gli arieti, meno tempo di costruzione. E stessa cosa anche per Impero Romano, nel senso che il Chierosifone ha la sua vita aumentata, un po' come il RAM base, però è sempre più bassa, ha più range ed armor, gli danno un po' di danno contro i muri, che effettivamente, cioè, insomma, stai lì a sparafuoco contro un muro di pietra, vabbè. E ecco, questa è la cosa diciamo più importante, perché comunque il Chierosifone era fatica da fare, perché 100 di oro per fare un ariete è veramente tanta roba. Una riduzione di 40 pezzi d'oro sicuramente si sente, per cui finalmente il sifone magari in feudale sarà fattibile, anche se magari non ottimale. E proseguiamo nella lista dei buff con il primo contratto mercenario che viene dato gratuitamente, istantaneamente. Quindi questo è buono. Resta da vedere a questo punto, visto che partono con 100 di olio d'oliva, resta da vedere se glieli daranno lo stesso. A questo punto potrebbero anche togliergli i 100 di olio d'oliva iniziale. Io glieli toglierei, perché tanto comunque il buffettino dei 20 secondi l'hanno beccata. La cosa che dava fastidio non erano tanto i 100 d'olio d'oliva, erano quei 20 secondi di dover aspettare quando scegli un contratto. Adesso la cosa buona è che magari potete sceglierlo anche così on the fly sul momento, senza venire puniti per questo.
rende un po' più svelti i romani, e la stessa cosa, diciamo, per il contratto, per migliorare il contratto con lo mercenario, che diventa praticamente si dimezza sia l'oro, sia le risorse che il tempo necessario. Non viene toccato il contratto imperiale, che quindi rimarrà comunque molto costoso a 700, mi pare, o 500 di oro. Però prima viene buffato. Questi sono dei cambiamenti che mi trovano d'accordo, perché comunque vanno a toccare le parti più deboli di questa civ, vanno invece a nerfare le parti più fastidiose, i limitani vengono nerfati nuovamente, passano il danno che subiscono con il muro di scudi, era a partire dal 50%, arriva al 30%, inizia a essere, diciamo, una bella botta. Ovviamente rimarranno un'unità molto utile, vediamo se anche solo con il 30% di riduzione del danno squalificheranno totalmente l'utilizzo di unità da distanza. Sicuramente, almeno adesso, magari non possono stare un'ora sotto il TC senza morire, senza nessun motivo. È ridotto il danno ai mangani messi sulla torre, che effettivamente sono fastidiosi. Cinesi sono a posto così, semplicemente potete droppare le tasse al Barbican. Per i Deli qualche bug fix, per il resto sono a posto così. Gli inglesi sono a posto così. I francesi, ah, ma che notizia, ma come l'ha messa bene! 10% in meno costa di pietra fare delle fortezze. Wow, tutti a giocare francese adesso. 810 di... sto scherzando ovviamente. 810 di pietra invece che 900, va bene. Ok. Se pensano che sia sufficiente. Sono la civ che ha la win rate più bassa, di gran lunga, a partire da un certo livello in poi. Sacro Romano Impero. Questi sono dei cambi abbastanza significativi. Nel senso che la tech bonus che è una cosa molto importante, perché vi consente magari di fare le truppe, gli arcieri a feudale, che vanno molto veloci, e adesso ce l'avete da inizio game, però non conta più i prelati, quindi i vostri prelati in realtà saranno più lenti quando andranno a prendere le reliquie, perché non avete più quell'upgrade lì. In compenso, però, la tech che incrementa la move speed dei prelati è quella dei guerrieri ispirati. Quindi, se ricercate guerrieri ispirati, cosa che dovreste fare perché vi potenzia di molto le vostre capacità di fightare in età dei castelli, adesso vi velocizza anche i preti. Curiosa sta cosa. E questo è molto interessante, perché comunque ce l'avete gratis dall'inizio del game, quindi vuol dire che se vi mettete a picchiarvi con delle picche in Dark Age, le vostre picche sono più veloci, oltre che poter essere curate dal prelato. Potrebbe contestare anche i mongoli in Dark Age adesso questa civ, perché comunque anche il raggio di ispirazione del prelato viene aumentato, quindi può stare più sicuro. Una casella non è tantissimo, ma comunque, cioè, per intenderci, è il passaggio che c'è tra l'arco lungo e l'arciere, sono due caselle di differenza e cambia il mondo, quindi insomma non è proprio una cagata. Mentre invece continuano a buffare il Mindwork, fra un po' praticamente penso che daranno le tech gratis, sia in termini di tempo che di ricerca, e il problema non è il Mindwork. Cioè, allora, io penso che una qualsiasi altra civ che avesse un landmark fabbro che gli sconta del 50% costo ricerca per tutto il game, ci sta tanta roba. Il problema è che c'è la Haken, cioè questi li puoi anche dare gratis, fin tanto che c'è la Haken che dà 40% a tutti in un raggio,
che ti copre tutta la base iniziale, poi ci piazzi sopra 40 farm, nessuno potrà mai prendere questo. Il problema non è che questo è scarso, il problema è che quell'altro è troppo forte. Comunque, andiamo avanti. Giapponesi vanno bene, Giovanna d'Arco va bene, mongoli probabilmente vanno bene. Sì, non mi sbagliavo di molto, sono un sacco di bug fix, l'unica cosa che cambia è 10 di pietra in meno in Dark Age dall'UV. Rimane da vedere che cosa, cioè dovrei fare due conti per capire adesso se riescono a fare, non credo che vada a impedirgli di fare una doppia produzione di picche due volte con i tempi di prima. Se rallenta un po' la doppia produzione di picche e la rende, diciamo, sfalsata rispetto alla, al momento in cui la caserma viene giù, allora è un nerf. Se nel momento in cui la caserma a 1.30 viene giù hai comunque già la doppia pietra per fare la produzione di due picche, di mandare il villo a fare la torretta, è solamente cambiato un numero, ma è come che non fosse cambiato, per intenderci. Per cui mi riservo di vedere in game come si incastrano le due cose. Potrebbe essere un non nerf. Oppure potrebbe essere significativo. Ordine del drago. Allora, il Mindwork viene messo in linea con quello del Sacro Romano Impero. Era già comunque il landmark di default, quindi una buona cosa. In compenso però hanno aumentato un po' il costo delle tech speciali. Quindi diciamo che queste sono tech che si trovano solo nel Mindwork, quindi il fatto che comunque abbiano aumentato il costo vanno tenute conto che comunque poi dopo hanno un 10%, ovviamente il 10% su una base più grande è di più, quindi probabilmente hanno bilanciato le cose. Rimangono sempre gli altri upgrade, quelli normali, che invece non sono stati aumentati come costo. Un buff alla cappella di Aachen da 10 a 15 ci sta, perché comunque con 10 penso che su dei villi che avevano già un base del 28% che vanno più velocemente non era estremamente worth, soprattutto se perdi tutte le tue tech riservate. Probabilmente non è worth lo stesso, ma magari se avete su certe mappe uno spam della Madonna potrebbe fare un po' come la vecchia Aachen, 28 più 15 fa 43 più o meno. Insomma, non è proprio così l'interesse su interesse, ma vabbè. Adesso non ho voglia di mettermi a fare dei calcoli di matematica finanziaria. Un po' di nerf agli ottomani. Hanno toccato un po' dei numeri. Diciamo che non cambia, ridotto un po' la vita della bombarda, con l'aumento del danno di 5 punti delle spingarde, probabilmente ci vuole una spingarda in meno per tirarle giù. È comunque un cambio svantaggioso. Non cambia il fatto che i giannisteri continuano a impedire completamente a qualsiasi civ di utilizzare la cavalleria, e quindi l'unico modo per far fuori le bombarde rimane la culubrina, se ce l'avete. Se non ce l'avete, vi attaccate. Avete capito? E i sifai rimangono sifai, per cui allora vediamo se questi sono due buoni cambi, nel senso che rallentano un po' le scuole militari e soprattutto rallentano l'early game degli ottomani, nel fatto che il terzo punto visir, che solitamente è quello del GG, è più faticoso da raggiungere a feudale, perché a questo momento gli ottomani non avevano difetti, perché il momento più debole degli ottomani è l'età feudale, all'inizio, quando le scuole militari
non stanno ancora carburando al massimo perché raggiungono il loro picco ovviamente a Imperiale o a Castelli perché ne hanno meno, perché sono passati meno tempo in cui hanno prodotto unità gratis e perché comunque sono un po' il loro secondo TC, quindi se mettono giù due scuole militari comunque hanno speso 500 di risorse per farle, 450 perché 50 gliene danno inizio game. Non è irrilevante come investimento. Il problema è che la forbice era troppo breve, perché quando arriva il terzo visit point, questi qui spawnano 8-10 giannizzeri in base loro e tutti i vostri cavalieri o cavalleggeri non esistono più. Non esistono più. E solo con picche archi che si vada molto in là, se proprio non siete gli inglesi, che in effetti sono forse l'unica civ che aveva una win rate positiva contro gli ottomani. Il fatto che quindi adesso il terzo visir point, quello degli giannisteri, magari arrivi un po' più tardi, magari vi dà un po' più di tempo per riuscire a chiudere la partita con gli arieti, che tra l'altro sono anche leggermente più forti, ci può stare. Quindi niente, tappatevi il naso e continuo a pensare che siano totalmente ingiocabili contro in late game, però adesso in teoria dovreste avere qualche minuto in più per farli fuori in feudale. Penso che con questi cambiamenti qui rimarranno comunque top tier, però quantomeno avete una finestra per eliminarli, a differenza di prima. Per i Rus, piccoli cambiamenti. Ecco, il fatto che si torni da 25-35 secondi per fare la cabina vorrà dire che forse torniamo a fare la cabina con 4 abitanti invece che con 2, almeno dove c'è la woodline abbastanza vicina. E per il resto niente, insomma, questa è la tech di Castelli, costa di più, ma vabbè, tanto non è che non la fate quella per dare più HP ai vostri cavalli, vi tocca farla. Che cosa arriva? Non si sa, ci stiamo lavorando e non vediamo l'ora di condividere di più con voi, per cui anch'io non vedo l'ora di condividere le mie opinioni con voi, fate altrettanto nei commenti se volete farmi sapere la vostra, se no fa niente, noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.